Buongiorno a tutti i telespettatori di Mattino 6, oggi martedì 19 febbraio 2019, siamo in diretta con la nostra rassegna stampa, andiamo a vedere le prime pagine e le pagine interne dei quotidiani regionali che questa mattina troviamo in edicola. Si parlerà del caso dei genitori di Renzi, oggi i giornali, e anche di Matteo Salvini che la piattaforma del Movimento 5 Stelle ha detto che non va processato. E inoltre si parla anche della cronaca della Regione Abruzzo, della vittoria del Pescara. Ma iniziamo subito con la prima pagina del quotidiano Il Centro della provincia di Pescara. Titolo di apertura: Pescara da applausi, sbanca a Crotone. Serie B, il primo acuto del 2019, vale il quarto posto. Monachello e Campagnaro sono andati in gol. Qui infatti vediamo l'esultanza e l'abbraccio tra Gaetano Monachello e Ugo Campagnaro. Entrambi sono andati in gol a Crotone. Poi nella seconda parte vediamo anche il servizio che è stato preparato per Mattino 6. Nel taglio alto, i genitori dell'ex premier, bancarotta, papà e mamma Renzi agli arresti in casa. E inoltre il voto su Rousseau, no al processo, i 5 Stelle graziano il ministro Salvini. Negli articoli di spalla di sinistra si parla ricoverati in ospedale, strisce invisibili, investiti due pedoni, doppio investimento in due zone diverse della città a Pescara, ferito un pensionato di 70 anni davanti alla stazione e una 25enne via Socrate, entrambi erano sulle strisce pedonali. Al centro di Pescara, botte ai genitori per avere i soldi, 26enne è stato arrestato. Poi una notizia che ritroveremo anche all'interno nella seconda parte. E Francavilla, ladri all'Eurobet, rubano gli incassi delle slot machine. Nel taglio basso, la zecca e primavera, il dopo Angelucci. Vogliamo ricordare Angelucci, presidente della Camera di Commercio, si è dimesso e sono iniziate le trattative per sostituire il presidente proprio dimissionario. Negli articoli di spalla di destra, dopo il voto, nuova giunta, bella chioma dallo stop a Forza Italia, UDC e Zelli. E inoltre scontro sulla sanità, i consiglieri azzurri accusano Paolucci e Paolucci ribatte. La sanità, Febbo, Sospiri e D'Annunzis di Forza Italia sparano a zero sull'assessore uscente Paolucci, che poi replica. Vediamo adesso il centro della provincia di Chieti, anche delle zone di Lanciano e Vasto. Articolo di apertura: muore in ospedale 18 indagati. A Chieti l'accusa omicidio colposo, la denuncia dei familiari di un settantenne. Nell'articolo invece di centropagina, nella foto anche, a Guardia Grele, giornate di ricerca dell'anziano scomparso 2 anni fa. Benito trovare i due cappellini, ma di lui nessuna traccia. Nella foto vediamo uno dei volontari dell'associazione SOS Medal mentre controlla il territorio vicino alla casa di Benito della Penna. A Vasto invece, in articolo di spalla di sinistra, pestati a sangue davanti alla cattedrale, aggressione notturna in piazza Pudente, 3 quarantenni dell'Alto Vastese sono stati picchiati e poi soccorsi dal 118, indagano a riguardo i carabinieri. A Lanciano spese extra di 200.000 euro per il comune. Anche qui in articolo di spalla, dopo Angelucci, presidente della Camera di Commercio, si tratta su zecca e primavera. Nel taglio basso, trovato senza vita in casa a 44 anni, tragedia Rapino, il corpo dell'operaio riverso in bagno, il pubblico ministero dispone l'autopsia. Vogliamo adesso andare a leggere il centro della provincia di Teramo, altro triste articolo di cronaca, in prima pagina: muore mentre gioca a calcetto, a Nereto, operaio di 36 anni stroncato da un malore davanti agli amici. E nel centro pagina: festa a Montepagano, il cinquantennio, in 500 festeggiano Ginoble, terzo a Sanremo. Qui vediamo Gianluca Ginoble circondato dai fans nella foto nella sua Montepagano. E taglio di spalla, articolo di spalla di sinistra: sfotte giocatori di colore preso a schiaffi, e questo è successo ad Acquaviva.
durante la partita Under 14 Teramo Casertana, protagonista il padre di un giocatore del Teramo, ad aggredirlo una persona al seguito della Casertana. Ospedale di Teramo Almazzini, lasciato una notte intera sulla barella. Andiamo ancora nel taglio basso, vediamo anche il Giulianova, il campanile dell'Annunziata invece verrà demolito. E nel taglio basso vediamo un altro articolo, brucia sterpaglie, ucciso dal fuoco, a Scerne di Pineto carbonizzato un anziano agricoltore in pensione di Roseto. Vogliamo adesso leggere il centro della provincia dell'Aquila, zone anche di Avezzano e Sulmona. Articolo di apertura, Biondi, sindaco dell'Aquila, il maschilismo non c'entra. Il sindaco con l'ex assessore di Cosimo è venuta meno la fiducia. Nel centro pagina vediamo l'attaccante Daniel Ciofani, originario di Cerchi e capitano del Frosinone, è stato rapinato del suo Rolex a Roma. Nel taglio di spalla di sinistra l'Aquila comune perde causa milionaria dopo 30 anni e un atto di precetto è stato presentato al comune dell'Aquila, dice qui l'articolo, per dare esecuzione a una sentenza di appello per la quale l'ente è stato condannato a pagare quasi 1.200.000 euro. Sempre all'Aquila, schiamazzi di notte, centro storico invivibile. Invece a Sulmona Casini chiede aiuto ai gruppi consigliari. Nel taglio basso giallo dei messaggi del 51enne sparito, San Benedetto dei Marsi, si infittisce il mistero del fucino sulla scomparsa di Dorazio. E adesso vogliamo vedere la prima pagina del quotidiano Il Messaggero della regione Abruzzo, proprio inizia con un articolo sulla sanità, regione scontro sulla sanità, Forza Italia il programma dell'ex giunta bocciato dal tavolo di governo nazionale. Paolucci dice, replica, non è vero, ci hanno invece premiato, tornano in ballo punti nascita e ospedali. Nel taglio alto, vediamo anche qui l'articolo, brucia le sterpaglie, è successo a Scerne di Pineto, nel campo muore avvolto dalle fiamme. Nella pagina centrale si parla della vittoria del Pescara contro il Crotone, che ha vinto ieri il Pescara fuori casa, Crotone 2-0, grande Pescara, sbanca infatti, dice l'articolo, a Crotone. Veleni di Bussi, mediazione per la bonifica, via la trattativa tra parti civili ed Edison, la prima udienza ci sarà il 7 marzo a Milano. E vogliamo vedere l'ultima prima pagina del quotidiano La Città, stroncato da un infarto a Calciotto, inutile ogni tentativo di rianimare Andrea Visciano, 36enne di Nereto, sposato e padre di due figli. Scerne di Pineto, muore carbonizzato nel rogo di sterpaglie e inoltre allarme atti illegittimi da Forza Italia, avvertimento ai direttori generali delle ASL. Centropagina, vediamo una foto anche di apertura, A14 bloccata per due incidenti, protagonisti i camion, e vediamo qui il tragico incidente, ma anche grazie a tutti gli operatori della società Autostrade che in breve tempo dopo la chiusura hanno subito riaperto la viabilità autostradale. Nel taglio basso si parla di Roseto, sempre più esternalizzazione, il comune si accorge di non avere personale sufficiente. E infine sport, nella prima pagina del quotidiano La Città, pallacanestro, impresa Teramo piegata alla resistenza della fortissima di Bisceglie. E infine a Teramo beccato un altro ladro del centro storico. Vogliamo adesso spostarci alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Ormai quest'oggi iniziamo subito con il Corriere della Sera, ma le due notizie più importanti della giornata di oggi sono gli arresti in casa per i genitori di Renzi, l'accusa, soldi spariti tra le coppe fallite e l'ex premier
dice misura assurda e sproporzionata. E nell'inchiesta ai pubblici ministeri di Firenze dice bancarotta e false accuse, c'è il pericolo di altri reati e di inquinamento delle prove. Nel taglio alto il voto online del Movimento 5 Stelle favorevole a Salvini. Sul caso 18 vince la linea del no al processo. Perciò ieri c'è stata anche questa votazione dove il 59,05% ha detto no e il 40,95% invece ha detto di sì. Nel taglio basso, vediamo nei box in basso, la forza di Manuel, ora si ricomincia, il nuotatore ferito inizia la riabilitazione. Questo dice il nuovo campo di combattimento. Vogliamo ricordare il nuotatore Manuel Bertuzzo, 19enne romano, che poche settimane fa è stato ferito fuori un locale da un colpo di pistola nel quartiere Axa della zona di Casal Palocco di Roma. E Repubblica, anche qui titolo di apertura, arrestati i genitori di Renzi, l'ex premier, pagano per me, dice Firenze ai domiciliari per bancarotta fraudolenta, il GIP, il giudice per le indagini preliminari, dice piano criminoso in corso da tempo. Qui vediamo la foto al centro pagina dei genitori di Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli. E inoltre nel taglio basso Salvini, gli iscritti Movimento 5 Stelle, no al processo, dicono la base, dice no al processo a Matteo Salvini sul caso 18, ma si spacca 59 contro 41. Inoltre 52.000 hanno votato sulla piattaforma Rousseau, tante le denunce per il sistema in tilt. Fatto Quotidiano, titolo qui di apertura. Ha rivinto, l'articolo dice, Barabba, il referendum e gli iscritti salvano Salvini dal processo, 59% dicono no e 41% dicono sì e completano il suicidio dei 5 Stelle. Nel taglio basso si parla dei genitori arrestati per bancarotta, Renzi attacca i giudici come Berlusconi. L'inchiesta partita da due fatture sospette al re degli outlet d'Agostino. Inoltre appalti TAV, oggi si decide, niente stop dal ministro. Qui poi si parla dei grandi benefici delle grandi opere, come difendersi soprattutto, dice l'articolo, dagli sprechi. Il Messaggero, questa volta il quotidiano nazionale, Salvini si salva, Movimento 5 Stelle si spacca. Caso 18, il voto online dei grillini dice stop al processo, 59% per il sì all'immunità, Di Maio esulta ma esplode il dissenso, il capo della Lega, Luigi ci ha messo la faccia e paga. E infatti poi sfida giallo-verde alle europee, governo a riparo, sollievo di Conte ma riparte lo scontro sui dossier caldi. E inoltre nel centro pagina si parla del Comune di Roma, raggi il silura l'amministratore delegato di Ama, terremoto per l'inchiesta, Roma ha la guerra dei rifiuti, il pubblico ministero indaga per concussione. Sempre qui nel taglio basso, i genitori di Renzi ai domiciliari, l'ira dell'ex premier, assurdo, coppe fallite, accusa di bancarotta, no ai processi in piazza, dice l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. Il Manifesto, si parla sempre del caso Salvini, i Salvini della patria, eccole qui la foto, Conte, Di Maio, Toninelli, in merito al fatto che la piattaforma del Movimento 5 Stelle non vuole che si processi Salvini. Infatti la pantomima del voto, Madre in Casaleggio regala l'immunità al ministro di Polizia e cambi connotati alla storia dei 5 Stelle. Articolo Il Mattino, quotidiano di Napoli. Movimento 5 Stelle no al processo Salvini, Di Maio esulta, grazie a tutti. 18, il voto online salva il vice premier, il 59% favorevole all'immunità, la piattaforma Rousseau in tilt, il leader leghista Luigi ci ha messo la faccia. Nel centro pagina si parla anche qui
dei genitori dell'ex premier Matteo Renzi, il caso ai domiciliari per bancarotta. Arrestati i genitori di Renzi, l'ex premier replica: è assurdo. Inoltre l'ultima trovata di De Magistris, sindaco di Napoli. Napoli autonoma, annuncia un referendum e la moneta civica. Ainis basta, dice, bullismo contro la cassa, contro la Costituzione. Il Sole 24 Ore, quotidiano economico nazionale, l'extra deficit, dice l'articolo, punta verso i 9 miliardi, manovra bis, Giorgetti apre. Conti pubblici, dicono, dipenderà dalla spesa effettiva per quota 100 e reddito di cittadinanza. Dombrovskis dice l'aumento del disavanzo italiano è fonte di instabilità. Inoltre l'incertezza politica ai massimi storici, primi effetti sulle borse. E nel centro pagina si parla sempre di economia, USA, Cina e Brexit, assedio all'auto tedesca. L'industria, dice, Europa e Germania pronte a rispondere se Trump aumenterà le tariffe. E negli articoli di spalla vediamo la panoramica in breve, l'inchiesta sulle COP, arresti domiciliari ai genitori di Renzi, reato, bancarotta, dice, arresti domiciliari per i genitori, le misure sono state messe dal GIP di Firenze per bancarotta fraudolenta e per emissioni e utilizzazione di fatture, operazioni inesistenti. Referendum sul caso 18, il Movimento 5 Stelle dice no al processo Salvini. E si parla anche di sicurezza, normative antincendio, amministratori a rischio sanzioni. Nel taglio basso si parla anche di telecomunicazioni, la TIM continua a salire in borsa, ma la cassa depositi e prestiti aspetta il piano per comprare. Si parla anche del sondaggio sul voto dell'Unione Europea, Lega secondo partito, verso le europee in aumento i sovranisti popolari e socialisti in testa, ma sotto il 50%. Ci spostiamo adesso sul quotidiano Il Tempo, quotidiano romano. I grillini donano l'immunità a Salvini, dice il titolo di apertura. Sito in panne, ritardi, veleni. Base 5 Stelle lacerata, ma il 59,05% dice no al processo. Salvini, Salvi, scusate, pure Di Maio e Conte. Il leader della Lega felice, anche i loro mi hanno capito, dice Matteo Salvini. Nel taglio alto, articolo del cantante che ha vinto a Sanremo, si stracciano le vesti per la richiesta di quote per le canzoni italiane, riporta qui l'articolo, ma nel 2014 le proposero loro, il sovranismo in radio, l'idea fu del PD. La radio sovranista, dice, una canzone già sentita, l'originale porta la firma del Partito Democratico, mentre il mondo Dem si scaglia contro i decreti di legge del leghista Alessandro Moretti. Nel centro pagina vediamo qui la notizia del sindaco di Roma, Virginia Raggi, che azzera l'AMA, avendo licenziato, sfiduciato l'amministratore delegato della società comunale Lama, che gestisce la parte dell'ambiente del comune di Roma. Per bancarotta e false fatture ai domiciliari, i genitori di Renzi, lui fiducia nei PM, la replica dell'ex presidente del Consiglio. Agli arresti domiciliari, i genitori di Matteo Renzi, il papà Tiziano e Laura Bovoli, l'accusa è bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. E inoltre nei box in basso, anche ieri c'è stata un'altra partita di calcio, la Roma che ha vinto a Bologna, ha vinto, e 2-1, prova di carattere dei giallorossi con un ottimo Bologna all'Olimpico, la Roma ha vinto 2-1, e infatti la Roma fatica ma contro il Bologna porta a casa 3 punti fondamentali per la corsa alla Champions League. Dopo Il Tempo vogliamo vedere il quotidiano La Stampa, quotidiano di Torino.
Titolo di apertura: il popolo del Movimento 5 Stelle, grazie a Salvini, Renzi shock, i genitori agli arresti. L'accusa è di bancarotta fraudolenta, il giudice per le indagini preliminari duro, un programma criminoso in corso, dice l'articolo da tempo. E infine lo sfogo dell'ex premier: la mia famiglia umiliata, non sarà una strategia giudiziaria ad eliminarmi. E nel centro pagina si parla qui della sfida che l'Unione Europea vuole fare a Trump. Non riprenderemo i foreign fighters dell'ISIS, una combattente, qui vediamo nella foto, delle forze democratiche siriane, scorta due schiave dell'ISIS. E inoltre si parla anche di altri argomenti molto interessanti. Qui nel taglio di spalla di destra, la lite Polonia-Israele sull'Olocausto, dice, salta il vertice di Visegrad. Il secolo d'Italia, dove il direttore Francesco Storace, ringrazieremo, dice Zingaretti, il probabile segretario PD non vuole ribaltoni, se ci sarà crisi alle urne che vinceranno Salvini e Meloni, dice qui l'articolo. Nei box in basso vediamo tre articoli: sondaggio esclusivo Index, centrodestra vola e scende giù dai sondaggi il Movimento 5 Stelle. Inoltre in Basilicata, in corsa Bardi, centrodestra corre unito, è il generale Vito Bardi, dice qui l'articolo, candidato del centrodestra alla presidenza della regione Basilicata. E andando avanti ci spostiamo al quotidiano La Verità. Arrestati mamma e babbo Renzi, l'inchiesta per bancarotta svelata dalla Verità. Dopo la svolta dell'indagine annunciata da questo giornale è arrivato il clamoroso provvedimento. Laura e Tiziana domiciliari, qui dice l'articolo, a loro vengono contestate fatture inesistenti, fermato pure Massone. Il figlio annulla le presentazioni del suo libro e deliria. È un'umiliazione assurda, vogliono colpire me. Questa è la replica di Matteo Renzi che ieri ha annullato il suo evento a Torino dove doveva presentare un libro. E nel taglio basso un altro articolo, è pronta la legge contro l'utero in affitto, carcere da 3 a 6 anni e multe fino a 1 milione di euro, punito anche il turismo riproduttivo all'estero. E ancora in stallo invece la sostituzione del presidente dell'INPS, il sindacato occupa l'INPS per protesta contro Boeri sul dopo, dice Elite. E vediamo anche nel taglio basso, nel box, continua la sfida con la Francia, Macron ci pesta i piedi in Libia e regala modo vedete ad El Sarrai. L'Avvenire, l'ultimo quotidiano nazionale, poi ci spostiamo alle tre prime pagine dei quotidiani sportivi. Il Movimento 5 Stelle, grazie a Salvini, consultazione online, pasticciata sulla vicenda di Ciotti, con problemi e rinvii, accusa di bancarotta fraudolenta. E agli arresti domiciliari i genitori di Renzi. E nel taglio centrale si parla anche un articolo molto delicato sul caso a Milano e a Napoli, eroina svenduta, cresce l'allarme, da queste parti lo chiamano Rogoreto di Napoli. E infine l'inchiesta violenza a scuola, tante denunce, poche assoluzioni, ieri nuovo caso a Siena, il medico dice ha analizzato tutti gli episodi, le maestre spesso stanche e stressate, le telecamere non risolvono tutti i problemi. Vogliamo spostarci adesso alle prime pagine dei quotidiani sportivi, iniziamo subito con la Gazzetta dello Sport. Milano da bere, così Inter Milan, dice, lavorano per interrompere il dominio della Juventus. E infine il caso Icardi, una rivalità senza fine, sberloni Juve-Inter. Qui vediamo Mauro Icardi che è in rottura con la sua squadra dell'Inter, però Marotta replica, dice, inopportuno allora noi su Dybala, Zang resta mai in bianco-nero.
Inoltre nei box di destra, nel taglio di spalla di destra, Shams, Lippi scatena il re, nessuno al mondo decisivo come Cristiano Ronaldo. Verso l'Atletico, la carica dell'ex commissario tecnico dell'Italia, ritratto invece di Simeone, duro romantico che si è ribellato al guardianolismo. E infine, nel taglio basso, nei box, si parla di Ferrari, Formula 1 nei testa Montemelo, Ferrari che debutto, Vettel già davanti, auto dice incredibile. E via la riabilitazione, Manuel Bortuzzo, 19enne, dice che forse il mio allenamento, dice, comincia adesso che è uscito dall'ospedale, inizierà un percorso di riabilitazione dopo la triste vicenda che ha avuto. Corriere dello Sport, Roma 3-3, battuto 2-1 il Bologna, terza vittoria di fila tra campionato e Coppa, staccata Atalanta e Lazio, Di Francesco, bravi a non perdere la scia, dice. Inoltre Icardi riaccende la battaglia Inter-Juve, scontro totale. Qui vediamo la partita che ci sarà. Inoltre nel box di destra in basso la Ferrari già vola, Vettel più veloce, prima giornata di prove a Montemelò. Vogliamo concludere la prima parte con Tutto Sport. Paratici Marotta che botti, dice, ieri coppia di ferro, oggi rivali sul mercato. E poi nell'articolo di spalla di sinistra, di destra, Roma a meno 1 dal Milan, KO un ottimo Bologna, però ieri all'Olimpico ha perso contro una grande Roma. E nel taglio basso si parla ancora della giornata perfetta delle prove della nuova Ferrari. Con questo ultimo articolo vogliamo concludere la prima parte di Mattino 6, che riprenderà dopo un breve break pubblicitario, ma prima vogliamo vedere le previsioni meteo per oggi e poi subito dopo riprenderemo con la seconda parte, che andremo a leggere le pagine interne dei quotidiani regionali. Ben ritrovati alla seconda parte di Mattino 6, vogliamo subito passare alle pagine interne dei quotidiani regionali, ma iniziamo con il centro della provincia di Pescara. All'interno troviamo subito un articolo, dopo votazioni, Forza Italia ai manager, ASL dice dimettetevi, tre consiglieri, Febbo, Sospiri e D'Annunzis all'attacco di Paolucci, basta incarichi o andremo, dice, alla Corte dei Conti. A riguardo vogliamo vedere un servizio che è stato preparato per noi, prego. Troppe ombre e una sola luce, quella derivante dall'aumento dei LEA, i livelli essenziali di assistenza. Le 44 pagine del verbale dell'ultimo tavolo di monitoraggio sulla sanità regionale, quello del 15 di novembre, secondo Forza Italia sono una bocciatura senza appello per la gestione del sistema sanitario abruzzese da parte della giunta uscente di centrosinistra. Un documento, continuano gli azzurri, arrivato nelle mani dell'opposizione, oggi diventata maggioranza, soltanto ad elezioni concluse dopo quattro richieste da parte della presidenza della commissione di vigilanza. Ma l'attacco più duro di Forza Italia è quello rivolto ai manager delle quattro ASL abruzzesi. Sospiri non usa mezzi termini, le nomine conseguenti agli atti aziendali devono essere fermate. Perché il tavolo di monitoraggio che controlla la nostra attività di programmazione sanitaria, la nostra spesa, gli dice che gli atti aziendali, ovvero gli strumenti con cui la nostra sanità viene organizzata sul territorio, non sono confacenti all'organizzazione corretta delle reti dell'emergenza urgenza e quindi si stanno producendo una serie di atti, di incarichi che poi alla fine sono fallaci e dovranno essere rimessi in discussione. Non apriamo contenziosi infiniti, la guerra è finita, il centro-sinistra l'ha persa, c'è una nuova maggioranza di centrodestra che tra poco entrerà al governo, ci dessero la possibilità di risolvere i problemi e di non accumularne ancora di più, producendo dei contenziosi assolutamente inutili. La sanità deve servire a curare la gente, non a creare percorsi di carriera. Forza Italia, che nonostante le smentite di facciata punta all'assessorato alla sanità nella prossima giunta Marsilio, promette che il centrodestra al governo della regione ripartirà dal risanamento dei conti in rosso della sanità, meno 43 milioni secondo gli azzurri.
e dalla riscrittura completa della rete di emergenza-urgenza. Poi ci sarà la battaglia sul punto nascita di Sulmona, nel mirino la promessa del ministro della Sanità Giulia Grillo in campagna elettorale, cioè tenere aperto il nido Peligno, che per i tecnici del ministero però va chiuso. Quindi gli spiegheremo che tutte le chiusure non sono possibili e che la nostra rete dell'emergenza-urgenza deve garantire che in presenza del tempo dipendente per un ictus, per un infarto, per un grande trauma, chi abita nelle aree interne, così come chi abita nella costa, deve avere lo stesso livello di assistenza sanitaria e a tutti quanti dobbiamo cercare di salvare la vita. Avete detto che i bilanci sono in perdita, quelli che lascia il centro-sinistra, come risanerete? Risaneremo intanto andando a vedere effettivamente come viene formata questa spesa sanitaria. Cioè, io credo che ci siano delle forme di efficientamento della nostra spesa che possono essere raggiunti, certamente non facendo venire meno i servizi sanitari. Vogliamo andare avanti, a breve il nuovo presidente Marco Marsiglio organizzerà la nuova giunta, ma la Lega non fa sconti, dice stop a Forza Italia, UDC e Zelli. Gli alleati chiedono un assessorato, gli azzurri 2, ma Bella Chioma, Ligela, a me 4, dice, ne spettano. E inoltre, andando avanti, si parla anche dell'Abruzzo, l'export. Si parla, escono vini e abiti, in calo mobili, pasta e high tech. Lo studio di Intesa San Paolo sul terzo trimestre, questo è stato fatto 2018, segna una ripresa in Abruzzo sul 3,3%. Parliamo anche adesso di cronaca, comune di Pescara, investiti sulle strisce, feriti due pedoni, gli incidenti davanti alla stazione in via Socrate, in ospedale un 70enne e una 25enne. Sotto accusa le zebre sbiadite, le strisce pedonali. Per la polizia municipale, che rivela quotidianamente gli incidenti, dice la causa principale resta la scarsa attenzione di chi è al volante, spesso per l'uso del telefonino. Dice la replica della Polizia Municipale. E andando avanti si parla ancora di lavori sulla costa pescarese, lavori sulla Riviera Sud, c'è lo stop dei balneatori, e le varie associazioni, Confcommercio, Confesercenti e Consorzio d'Annunziano insorgono dopo l'annuncio dei 5 mesi di cantiere, mai più isolati come l'anno scorso, dicono le associazioni dei commercianti. E si parla ancora di elezioni comunali di Pescara, il centro-sinistra costeggia Costantini, esponenti della coalizione puntano sulla candidatura dell'ex deputato che già ha annunciato la sua corsa come sindaco. E ancora un dramma in centro a Pescara, fermato dalla polizia, vuole 500 euro, botte in casa ai genitori, oltre ai 30 euro quotidiani per la droga, il 26enne pretendeva altri soldi per andare alla fiera della canapa di Roma. E qui vediamo, è stato proprio un dramma perché è stato questo ragazzo violento contro i genitori. E stupefacenti, ancora si parla di droga, vanno in carcere gli spacciatori presi in via Tavo, giusto dopo l'operazione di sabato al Ferro di Cavallo nel quartiere Rancitelli. E inquinamento del fiume Pescara, chiusa l'inchiesta dalla procura, sotto accusa gli interventi di costruzione e gestione degli impianti del depuratore cittadino. Tra i reati figura anche quello per lesioni a bagnanti di minore età come conseguenza non voluta. Le indagini, qui dice l'articolo nel box, sono state complesse, eseguite dai carabinieri della forestale, dalla guardia costiera e dalla guardia di finanza. Tra le contestazioni la gestione illecita e il deposito incontrollato dei rifiuti. Si va avanti con altri articoli, ci spostiamo nel comune di Montesilvano. Tasse, il comune scopre un'evasione di 3 milioni di euro, effettuate verifiche su Tarsu, Tari e Tasi dal 2013 al 2017. Il comune dice già inviati gli avvisi a chi non ha pagato l'imposta sui rifiuti.
Inoltre il Comune dà i contributi, sta dando, organizzandosi i contributi riguardo ai disabili per eliminare le barriere architettoniche. Le richieste, dice, dovranno pervenire entro il 1° marzo. Processo alla City Mota, chiesta l'assoluzione dei tecnici comunali. A Pescara si parla di questa inchiesta che è durata diversi anni, però ormai si è conclusa con l'assoluzione da parte dei tecnici. E andando avanti, altra notizia di cronaca, manomesso l'allarme, ladri all'Eurobet, colpo da 10.000 euro, rubati i soldi delle slot e l'impianto di sorveglianza. La banda si concede, dice, anche uno spuntino con la birra. Qui vediamo le tre foto con i danni che sono stati fatti per fare questo colpo che i ladri hanno rubato. Nell'articolo di spalla in basso, pennelli a tutta velocità e lavori anti-erosione. A Francavilla dice che negli ultimi giorni favorisce e accelera il bel tempo la realizzazione dei pennelli anti-erosione sul litorale. E a riguardo vogliamo vedere un servizio preparato per noi. Prego. Sindaco Luciani, siamo nella parte nord della costa di Francavilla dove sono iniziati i lavori per i pennelli che dovrebbero salvaguardare questo tratto di spiaggia dall'erosione. Si realizzano 11 pennelli che vanno dal confine con Pescara fino al porto, in maniera tale che tutta la costa nord venga chiusa con questo sistema. La caratteristica di questi pennelli è un po' particolare perché, a differenza di quelli pescaresi che non sono, diciamo, percorribili, questi saranno dei piccoli pontili con una camminata in legno che consentirà quindi anche una gradevole sosta sul pennello stesso. Quindi intendiamo anche con quest'opera migliorare paradossalmente l'approccio e la costa. Mi auguro funzioneranno, certo non è una opera che può dirsi definitiva per la difesa della costa. Considerate che spendiamo per questo appalto circa 900.000 euro per 3,5 km di costa. In passato sono stati spesi 400-500 mila euro per un singolo pennello, noi ne realizziamo 11. È chiaro che, come tutti intuiscono, questi lavori sono assoggettati, la velocità di questi lavori è assoggettata alla forza del mare. La settimana scorsa siamo stati completamente fermi, oggi vedete alle mie spalle un bel mare dove si può lavorare, speriamo che duri questo tempo. Quindi questa variabile tempo e forza del mare fa sì che non possiamo programmare con precisione. Diciamo che se dovessimo assistere a una stagione bella come la giornata di oggi, prima dell'estate avremo finito. Anche la parte sud di Francavilla, purtroppo il centro soffre dell'erosione, è immaginabile pensare che questo sistema possa essere esteso a tutta la città? Questo ovviamente è stato già pensato, io ho chiesto di verificare ora effettivamente cosa svilupperà questo progetto, quali saranno gli effetti di questo progetto, essendo pronto poi a ribaltarlo sulla costa sud. La costa sud che però ha bisogno anche di interventi urgenti, improrogabili, e per questo la Regione ci ha recentemente finanziato, con parte di quei soldi chiuderemo alcuni varchi nelle zone più problematiche. Vogliamo spostarci adesso da Francavilla a Bussi sul Tirino, un articolo si parla della bonifica di scarica, le associazioni tentano di mediare con Edison, i rappresentanti di Bussi ci riguarda, dice, il 7 marzo a Milano per verificare la disponibilità dell'azienda a un accordo. Qui vediamo nella foto la discarica di Bussi, dei veleni da bonificare. E si parla ancora della zona di Chieti, Camera di Commercio, via le trattative, zecca e primavera per il dopo Angelucci. Confindustria potrebbe decidere di sostituire il presidente dimissionario con un candidato esterno, e si fanno anche i primi nomi. A riguardo vogliamo un attimo andare avanti, e facendo anche un momento di break, un breve break, e si parla anche della sede di Piazza di Vico, si svuota e via agli incontri sindacali, dice qui l'articolo, per spostare la piazza. E inoltre l'ente
rappresenta, vediamo altri articoli, vediamo, lanciamo adesso anche un servizio, cambiamo anche argomento, sulla partita che il Pescara ha vinto con il Crotone ieri, un argomento che veramente dà onore a tutti i giocatori, alla squadra e all'allenatore del Pescara. Pescara Calcio con il Crotone, sappiamo ieri sera ha giocato a Crotone e si è portata al quarto posto. Vogliamo vedere un servizio preparato. Un Pescara cinico e concreto passa a Lezio Scida al termine di una vera e propria corrida calcistica, ottenendo il terzo successo esterno della stagione e conquistando anche la prima vittoria del 2019, che fa tornare il sorriso ai tifosi biancazzurri dopo qualche pareggio di troppo. Non è stato affatto semplice portare a casa i tre punti, ma forse dalla Calabria inizia un nuovo campionato per il Delfino. Pillon ripropone il 4-3-1-2 di Foggia con la conferma della squadra dello Zaccheria e con l'unica variante di Crecco per Melegoni. Per il resto spazio alla squadra scesa in campo una settimana fa. Nel Crotone Stroppa si affida al 3-5-2 in campo, spazio agli ex Benali e Pettinari. Assente Rodien per squalifica, sugli spalti circa 6.000 spettatori con una trentina di supporters biancazzurri. Nel match diretto da Rapuano di Rimini parte bene la squadra di casa al quarto con un colpo di testa di Pettinari che mette la sfera sopra la traversa. La risposta del Delfino è però sanguinosa, visto che al decimo Mancuso lancia Monachelli, che si presenta tutto solo davanti a Cordaz, superando con un tocco delizioso il portiere calabrese per il vantaggio abruzzese. Quinta rete stagionale per l'ex ascolano che esulta con tutti i compagni. Partita in discesa per i biancazzurri, che però rischiano al dodicesimo quando Barberis colpisce un palo clamoroso dopo un tocco però decisivo di Fiorillo, e con la difesa biancazzurra che riesce alla fine a salvarsi. Passano 4 minuti e sugli sviluppi di un angolo la sfera termina a Campagnaro, che di tacco mette alle spalle alla Maradona e regalando al Pescara il raddoppio. Per l'argentino la prima rete della stagione, anche se allo Scida il quasi 39enne difensore biancazzurro aveva già segnato con la maglia del Delfino. La squadra di casa non ci sta e si butta in avanti. Pettinari sugli sviluppi del corner chiama Fiorillo con una grande girata di testa alla parata, sulla ribattuta, pallone sul palo e poi Spolli cerca il tapin con il disturbo di Scognamiglio. Sarebbe rigore per i tifosi di casa, con il direttore di gara Rapuano di Rimini che lascia invece proseguire fra le proteste della curva crotonese. Stroppa protesta anche lui dalla panchina e viene allontanato dal contestatissimo arbitro romagnolo. Si placa poi nel finale di primo tempo la foga calabrese con il Pescara, che riesce così a rientrare negli spogliatoi con il doppio vantaggio. Nella ripresa padroni di casa in campo con Molina e Firenze per Barberis e Milic, con la gara più equilibrata e con i biancazzurri all'ottavo vicini al terzo gol, ancora con Campagnaro che di testa mette sopra la traversa. Il Crotone dimostra di avere un'eccellente condizione fisica, anche se al quarto d'ora Monachello in area crotonese tira fra le braccia di Cordaz. Meno incisivo l'11 pitagorico, che comunque attacca e rischia però anche al ventesimo con un tiro di un soffio allato di Scognamiglio, ma il Crotone non si arrende con al ventesimo il miracolo di Fiorillo sull'ex compagno di squadra Pettinari. Nel Crotone c'è anche Simi, mentre Pillon risponde con Gravion al posto di Monachello e con il Delfino che si sistema in campo con il 5-3-2. La contesa vede i locali in avanti, ma non è come nel primo tempo. I biancazzurri controllano senza grandi problemi e vanno ancora vicini al terzo gol, come accade al 34esimo quando Cordaz dice no a Crecco. Gli ultimi minuti non regalano poi emozioni, da segnalare solo al 41esimo l'esordio in biancazzurro per il giovane Sottile, che prende il posto di un esausto Marras. Il finale di partita è così dolce per il Pescara, che al 94esimo festeggia un successo che vale davvero oro. Vediamo che il quotidiano dice proprio che il Pescara ha avuto, proprio in base alla partita di ieri sera, un bellissimo rilancio, ha avuto carattere, competenza e compattezza per espugnare praticamente il Crotone, che poi sabato sfida in casa il Padova, che si trova al quarto posto il Pescara. Vediamo anche altre notizie sempre in merito al Pescara. Notte di gioia, vediamo anche
la classifica, che il Pescara si trova a 38 punti, al quarto posto. Il Delfino dice c'entra la prima vittoria del 2019 e l'allenatore Pilon promuove la difesa, Campagnare Scognamiglio dice mi sono piaciuti tantissimo. Qui vediamo nella foto l'esultanza anche dell'allenatore Bepi Pilon, 61enne, infatti dice siamo quasi salvi, ora puntiamo ai play-off. Tecnico del Pescara dice grande gara, se ci concedono spazio siamo micidiali. Poi c'è anche Monachello, dice siamo in alto e vogliamo restarci la punta, mai pensato di andarmene, il gol per Scognamiglio, di nuovo papà, Crecco, 3 punti d'oro. A riguardo vogliamo vedere anche l'intervista che è stata fatta all'allenatore del Pescara, Pilon, prego. Con il nuovo modulo, pareggio a Foggia, vittoria a Crotone. Qualcuno potrebbe dire non era meglio cambiare prima modulo. È una battuta. Brava, bella battuta questa. Nel senso che quel 4-3-3 avevamo fatto 34 punti, non scordiamoci queste cose qui. Però in questo periodo storico del campionato, insomma, cambiando si è vista una squadra più compatta. Ma è l'atteggiamento, la voglia, lo spirito che la squadra ha messo in campo, lo spirito giusto di determinazione contro una squadra molto difficile, secondo me molto forte. La squadra che si è visto che dopo il 2-0 ha cercato in tutti i modi di riaprire la partita, mentre nel secondo tempo siamo stati, secondo me, molto bravi. Abbiamo chiuso tutti gli spazi, ripartivamo veloce e abbiamo avuto anche diverse possibilità di fare altri gol, e questa magari è una pecca che dobbiamo eliminare. Le chiedo qualcosa sulla formazione iniziale, Gravion in panchina, la conferma di Campagnaro e Scognamiglio, i fatti le hanno dato ovviamente ragione perché Campagnaro ha anche segnato, ma è questo un avvertimento a Gravion? Adesso è un giocatore dell'Inter, però deve giocare per il Pescara? No, non è avvertimento per nessuno, Gravino ha sempre fatto molto bene, solo che ho voluto confermare la squadra che aveva fatto molto bene, secondo me, a Foggia. Non era giusto tirar fuori qualcuno, perché quando si fanno delle ottime prestazioni, secondo me, bisogna riconfermare chi gioca bene. Perciò è una concorrenza leale fra tutti i giocatori che ho a disposizione. Io so di avere dei difensori molto bravi, poi quando è entrato Gravi ha fatto anche benissimo, perché è entrato bene in partita, non ha concesso più niente all'avversario, perciò tutti sono nella possibilità di giocare. L'importante è continuare con questo spirito che stiamo facendo adesso. Direi importante, Pillon, anche la rete di Monachello. Questo è un giocatore recuperato, aveva segnato nella sfortunata gara con il Brescia, ha segnato oggi con questo modulo. Monachello gioca titolare e fa anche gol. Deve credere di più nelle sue possibilità, che sono tante, dobbiamo migliorare con il duo d'attacco nelle combinazioni, perché ancora non le facciamo bene. Secondo me abbiamo un attacco che può far bene, se si applicano e fanno bene le cose possiamo migliorare ancora. Cosa cambia questa vittoria, se cambia qualcosa un po'? Potrebbe essere questo un po' il crocevia del campionato del Pescara? È una vittoria fondamentale, perché ormai credo che la salvezza sia acquisita. Primo obiettivo è stato raggiunto, adesso pensiamo all'altro obiettivo, che sono i play-off. Cercare di guadagnarsi più punti possibile per guadagnare i play-off. Poi si vedrà. Intanto giochiamoci tutte le partite come abbiamo fatto stasera. Sempre in merito alla partita di ieri del Pescara, si parla anche delle pagelle dei biancazzurri, che hanno veramente dei voti molto alti. Si parla anche di Fiorillo, che praticamente sale a quota 139 gare col Delfino e raggiunge Bordoni. E si parla l'articolo sempre più nella storia del Pescara, il portiere Fiorillo. E Serie C, Caidi, Teramo, vinciamo a casa mia, sempre il Teramo a caccia della salvezza, il difensore biancorosso, sabato nella sua Ravenna dice servono punti, bisogna cambiare passo. Si parla anche di altre gare, si parla anche dell'Astor Santos, i veterani della Lega a 7, la squadra seconda in classifica, ha partecipato a tutte le edizioni del torneo fin dalla sua nascita. Dice, una gara dal termine del girone di andata, contende il titolo di campione d'inverno alla capolista. Vediamo qui nella foto la formazione dell'Astor Santos della Lega a 7 di Teramo. E vogliamo adesso spostarci alle notizie sportive del quotidiano Il Messaggero. Pescara, Corsaro ha voglia di A, vittoria a Crotone grazie ai gol del primo quarto d'ora di Monachello e Campagnaro.
Primo successo dell'anno, ci voleva la reazione dopo il rovescio con il Brescia. Pressing costante, infatti qui vediamo le tre foto, l'esultanza del gruppo dopo il gol sopra, il primo centro realizzato da Monachello e a destra Campagnaro che esce salutando i tifosi presenti all'uscita. L'uscita è il campo di calcio del Crotone. Monachello, ancora vogliamo essere nel gruppo dei playoff, l'attaccante ha sbloccato, ci siamo anche noi. Fiorillo, il portiere, il mio record personale, felice e ora siamo lì. Altri commenti sempre positivi riguardo alla partita di ieri del Pescara. Passiamo ancora al Teramo Calcio. Teramo, guardare solo alla salvezza, Caidi capitano inossidabile, sembra che abbiamo la sindrome da pancia piena, ma la partita di sabato a Ravenna. Maurizi nel contesto recupera Zecca e Celli, elementi chiave per la partita di sabato. Il Francavilla nei playoff, Dos Santos è trascinatore nella Serie D, agganciata alla terza piazza, Rachini approccio dice perfetto. Francavilla vince e convince sul campo della San Maurese 2-0 nonostante, dice qui l'articolo, le assenze contro una squadra che in casa ha ottenuto risultati importanti. Notaresco settimana no, 0 punti in 2 partite, ma Cudini assolve la squadra e dice siamo sempre lì. Altra squadra che milita nella Serie D, anche il Pineto dice nulla è perduto per un posto nell'elite nonostante le assenze di un certo rilievo. Andiamo avanti con altre notizie sportive, il volley, la Sieco è delusa ma può rialzarsi dopo la sconfitta degli ortonesi a Cantù, adesso preoccupano le condizioni dell'alzatore Lanci che però non sembrano gravi. Resta intanto al terzo posto in classifica anche se il salvataggio sulle contendenti è diminuito. Decisivi, dice l'articolo, gli scontri diretti. Anche l'Aquila dopo il KO nel rugby, infortunati Milani e Sebastiani. Qui un'incursione nella foto, vediamo, di Daniele Giampietri dell'Aquila Rugby. Ricordiamo che l'Aquila Rugby è una squadra che ha sempre militato in alte classifiche. Vogliamo adesso passare allo sport del quotidiano La Città della provincia di Teramo. Anche qui si parla del Teramo Calcio, serie le tre gare che dice portano 4 punti, bene negli impegni tra le mura amiche, molto meno in trasferta. La settimana con l'infrasettimanale dona un bottino discreto, a marzo però servirà, dice, ben altro. Qui vediamo nella foto l'esultanza dei giocatori del Teramo dopo il gol di sabato. Quest'articolo ci parla anche di altre iniziative che ha fatto, anche della bella partita svolta contro il Monza di sabato scorso. E qui si parla sempre della Serie C, il Caidi, Teramo, voglia di successo. Caidi dice il difensore Ravennate sabato torna nella sua città. La classifica dice certo che la guardo, ma l'articolo dice da quando non c'è l'infortunato Speranza, tocca inevitabilmente a Caidi essere l'anima del Teramo e l'uomo attorno al quale gira tutto il reparto difensivo. Infine, questa si va avanti, parliamo di altre squadre di calcio, la Serie D, il Giulianova, le assenze non piegano il Real, il pari va bene, lo 0-0 con la Recanatese è un risultato positivo, ma adesso arrivano gli scontri diretti per la salvezza. Qui vediamo l'attaccante del Giulianova, Romano Tozzi Borzoi, nella foto. E anche l'articolo dice che l'attaccante festeggia i suoi anni con un pari che vale molto analizzando a freddo il match. Dice un punto prezioso quello che ha guadagnato dal Real Giulianova dinanzi ad una Recanatese che si dimostra squadra di alta classifica. E poi il basket.
I biancorossi piegano la resistenza di Bisceglie, giallorossi un successo al Cardio Palma. Sorisi per due, impresa di Teramo, Giulianova ok. L'Adriatica infatti press di Teramo compie una vera e propria impresa piegando 79-77 la corozzata Bisceglie, innalzando così la terza vittoria consecutiva, dice l'articolo. Non era mai successo nelle tre stagioni disputate di Serie B fin qui, un'impresa ottenuta da un gruppo, di una squadra vera e da uomini con grandissimi qualità e capacità. E vediamo l'ultima pagina del Sportiva prima di concludere la nostra rassegna stampa. Si parla ancora di basket. Montegranaro è poderosa, Roseto si arrende. Undicesimo successo di fila per i marchigiani, gli Scark restano in zona playoff e si consolano con le sconfitte altrui. Vediamo la schiacciata di Jeremy Simmons, contrastato veramente da Nikolic. E inoltre, sempre in merito a queste due squadre, striscia terminata, le vittorie consecutive dei squali si fermano a 4, ma il ruolino dei marchigiani rimane sempre molto importante. Prandin non arriva, all'arrivo del play guardia è definitivamente sfumato e si dice si è infatti accasato alla Virtus Roma, prima a Ovest. E infine, sempre col basket, giornata no per la Teramo a Spicchi. Abbasto vince senza problemi, una sconfitta per i biancorossi di coach Simone Stirpe. Ora il campionato si ferma a 7 giorni in attesa della fase ad orologio. Con quest'ultimo articolo della nostra rassegna stampa di Mattino 6 la vogliamo concludere, ricordando sempre che vi vogliamo ringraziare per la vostra attenzione, che ci seguite costantemente. Le nostre rassegne stampa sono in diretta e Mattino 6 riprenderà domani mattina sempre alle ore 8 il nostro quotidiano appuntamento con tutti i nostri telespettatori. Vi ricordiamo anche i nostri telegiornali che ci sono oggi alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Grazie a tutti voi per l'attenzione che avete mostrato e vi auguro buona giornata.